Amici Cellulare Magazine, siamo a Milano per la presentazione internazionale dei tre nuovi telefoni di Motorola, un Tris Dusty, tre telefoni importanti, famiglia Edge, la famiglia Edge 30 con la versione Ultra, Fusion e Neo, quindi tre versioni. Partiamo dal top di gamma, che si distingue per una fotocamera da addirittura 200 megapixel. Ad oggi siamo al livello di risoluzione più alto disponibile per uno smartphone. C'è anche una 50 megapixel ultra wide e non manca una 2x. Resto sulla parte posteriore perché ci sono due cose che vi voglio raccontare. Prima di tutto è questa finitura bellissima. C'è un'attenzione maniacale da parte di Motorola su questi nuovi dispositivi. La troveremo anche sulle versioni un pochino più piccoline. Ma qui c'è anche qualcosa da dire per la batteria, o meglio per la ricarica della batteria, che può arrivare fino a 125 watt, quindi possiamo ricaricare lo smartphone in meno di 20 minuti. C'è un bellissimo display con refresh rate a 144 Hz, 6,67 pollici la diagonale. Il motore di questo telefono è il recentissimo Snapdragon 8 Plus di generazione 1, un telefono quindi a cui non mancano i numeri per essere un autentico top di gamma. 999 euro il prezzo di questo telefono, che tra altre cose può beneficiare anche di una particolare attenzione per i videogiocatori. Passiamo alla versione intermedia, a Fusion, che ha anche una serie di finiture di colore in collaborazione anche con Pantone. Noi abbiamo preso questa unità con una finitura similpelle che trovo veramente molto piacevole. Viene ripreso il motivo ricorrente anche della fotocamera, con la fotocamera principale che in questo caso è da 50 megapixel, quindi un pochino meno prestante della 200 che abbiamo visto sul fratello maggiore. Anche qui un sistema di ricarica da oltre 60 watt ora e un display che arriva sempre a 144 Hz, ma con una diagonale che scende a 6,55 pollici. Anche qui la parte tecnica è davvero ben corazzata, perché abbiamo lo Snapdragon 888 a bordo di questo telefono, che è il top di gamma dell'anno scorso, quindi certamente è una macchina estremamente potente. Il più piccolino invece è la versione Neo. Più piccolino è anche il display. Qui si parte da 429 euro. Chiedo scusa, ho dimenticato di dire che invece la versione intermedia, che è questa, costerà 679 euro. Quindi 999, 679, 429 invece per la versione più piccolina. Anche qui fotocamera frontale da 50 megapixel, molto bene anche il sistema di ricarica, perché si arriva a 66 watt-ora. Un pochino più piccolo il display, che arriva a 6,28 pollici. In questo caso il refresh rate è da 120 Hz e abbiamo lo Snapdragon 695 a bordo, quindi un processore di fascia media che però ha sempre il supporto per le reti 5G. Tre telefoni di grande interesse che secondo me vanno a segnare il ritorno sempre più convinto di Motorola sulla scena del mondo smartphone, con qualcosa di importante da raccontare in ogni versione, sia per la finitura, velocità di ricarica della batteria e i 200 megapixel della fotocamera della versione Ultra. Sono qualcosa che ci intriga, che non vediamo l'ora di provare. Per le novità di Motorola direi che è tutto qui da questa importante manifestazione da Milano. Ci vediamo ai prossimi video.